Ciao a tutti ragazzi, sono io Meshan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, dopo parecchio tempo, torno a parlarvi di Star Wars, The Rollins per la precisione. È stata infatti creata una nuova collezione che è iniziata il 14 dicembre e terminerà il 18 di febbraio, quindi questa volta avremo parecchio tempo per poterli collezionare. È uscita in occasione dell'ultimo film che è uscito nelle nostre sale italiane recentemente. Li troverete sempre nei supermercati Selunga come la scorsa edizione che ora andremo a vedere insieme. Questa volta la collezione sarà composta da 24 personaggi e più ovvio ci saranno 7 personaggi speciali. Alcuni infatti saranno dorati e altri si illumineranno al buio. Quindi veramente carinissimi, però ho visto difficili soprattutto da trovare. Ho visto che avremo un nuovo raccoglitore e quest'anno ho visto viene su circa 2,50 euro. In pratica è veramente bellissimo, si chiama Collector Star Destroyer. In pratica è l'astronave della Marina Imperiale utilizzata per dare la caccia ai ribelli. È veramente grande. Eccola qui. E questo è l'interno dove poi si potranno posizionare tutti i Rollins. All'interno in pratica sarà possibile infatti collezionare il lato chiaro e il lato scuro. Qui vedo gioca con i tuoi Rollins. I Rollins sono tornati. Scopri la nuova collezione Star Wars. 24 personaggi, tutti da collezionare. Vieni in Selunga per avere le bustine dei nuovi Rollins. Scoprirai subito se sei tra i fortunati a trovare Yoda e Darth Vader. Dorati o i 5 personaggi segreti che si illuminano al buio. Porta la tua collezione sempre con te nel Destroyer e vivi le emozioni del film. Scegli il tuo lato della forza, la galassia è nelle tue mani. E poi visita il sito www.selunga.it per tante curiosità sul mondo Star Wars. E poi abbiamo gareggia nel fantastico universo Star Wars mettendo alla prova le tue abilità sui circuiti più famosi della galassia. Scarica l'app gratuitamente e partecipa alle missioni. Otterrai i Digipack per completare la tua collezione di Rollins digitali e circuiti di gara. La collezione dei Rollins digitali comprende anche i personaggi della prima edizione. Potrai regalare o scambiare i tuoi Rollins digitali e circuiti doppi con i tuoi amici. Farti un selfie per vestire i panni dei tuoi personaggi preferiti e conoscere la loro storia. In pratica ci saranno veramente tantissimi giochi e tante opportunità per potersi divertire proprio con i Rollins. Tutte le cose che ho letto, in pratica, le trovate qui. E questi sono tutti i personaggi che ora praticamente ve li farò vedere uno a uno. Veramente carinissimi, ho visto. È veramente bellissima anche, soprattutto l'astronave. Mentre sul retro vedo abbiamo la scritta Star Wars più la spiegazione della Star Destroyer. La Star Destroyer imperiale è una nave imponente, dalla caratteristica forma appuntita ed equipaggiata con armi potentissime. Lo scafo è cosparso di turbo laser e raggi traenti mentre l'hangar, posizionato nel ventre dell'astronave, può essere usato per lanciare caccia stellari, astronavi di assalto e sonde iperspaziali, o per catturare e imprigionare astronavi nemiche. Sotto dominio dell'impero sul ponte di comando dello Star Destroyer trovano posti i migliori ufficiali della flotta imperiale. Lo Star Destroyer viene sempre schierato dall'impero per tutte le missioni che richiedono la massima priorità. E poi qui dalle parti abbiamo la scritta S lunga. E qua invece Star Wars. Se vi ricordate era stata creata una collezione precedente, infatti vi faccio vedere la differenza. Questa è l'edizione precedente che sono riuscita tra l'altro a completare. Avevamo qui il Millennium Falcon e all'interno tutti i Rollins. Questa era la collezione precedente. E insieme al raccoglitore oggi volevo aprire con voi anche tre bustine. Allora, se vi ricordate le bustine precedenti mi sembra fossero nere, questa volta sono bianche. Allora abbiamo la scritta Star Wars con Rollins 2.0 e la scritta S lunga. Sono identiche, vedo. E ora andiamo a aprirle insieme. Ah, nella prima bustina intanto ho trovato guardie gamorreane. Eccolo qui. Spero si possa vedere, poi naturalmente ve lo faccio vedere meglio in un'altra quadratura. Hanno diversi particolari. Poi vedo la base, cambia anche in questo caso per il lato scuro e il lato chiaro. Come vedete infatti è grigia. Poi la prossima. Abbiamo Greedo. Questo è carinissimo. Infatti, come vedete, la base è diversa. E infine, come terza bustina, abbiamo Rey.
E anche qui abbiamo la base bianca. Allora, eccoli qua più da vicino. E qui ecco come si presentano invece all'interno dell'accoglitore. Questi sono gli altri che potrete trovare. Questi sono gli ultimi. Come vedete abbiamo il lato scuro e il lato chiaro. Quindi, in conclusione, mi sono letteralmente innamorata di questa nuova collezione e spero poi di riuscire a trovare anche i 7 personaggi speciali, poi naturalmente vi saprò dire meglio più avanti. Bene ragazzi, con questo il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere con un commento qua sotto se qualcuno di voi ha iniziato questa collezione e che personaggi avete trovato. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!